Bon, io credo di aver parlato anche troppo. Una curiosità, Marina. Nel 2000, penso 2000, sì. Io sono passato dal Commodore 64 al primo Pentium. E quando sono riuscito a piantare Windows 98 e poi il commerciante quella volta mi ha detto te ne metto uno supraffino, bellissimo, e mi ha passato a Millennium. Nel giro di 15 giorni ho piantato il PC tre volte, ma piantato schermata blu non partiva più niente. Mi sono un po' rotto le ostie, tecnicamente parlando. Sono andato alla SME, che chi è friulano conosce, una catena molto grossa della nostra zona Friuli Veneto, e ho speso €70 per prendermi SUSE 7.1 con 7 CD, un DVD, la guida amministratore e la guida utente. E lì è stata la Bei mia. tempi. Lì è stata, sì, bei tempi anche tristi, perché nel cambio di casa e di trasloco si fa pulizia e da imbecille, quale sono, lo dico pubblicamente, e ho buttato via tutto e me ne pento veramente perché era Ribadisco. una chicca, la guida amministratore utente erano spettacolari. Adesso pagherei il doppio per riaverli, francamente. Comunque, la mia entrata nel mondo del pinguino è stata con SUSE 7.1, 7 CD e un DVD. E soprattutto guida che erano bellissime. Quindi, Guida in inglese o guida in italiano? In inglese. assolutamente in italiano. Ah, ce l'avevi già in italiano, ok. Tutto assolutamente in italiano, €70 in un bel cofanetto grosso così sembrava la Treccani, molto ben Sì, fatto. i cofanetti sono ancora belli. Ora, Molto, molto. se per caso vi capitasse di passare da Norimberga, ok, vabbè, adesso insomma col Covid è anche difficile entrare, ma all'ufficio di Norimberga c'è il Museo SUSE e ovviamente ci sono tutti i cofanetti, anche delle edizioni passate, gadget vari, magliette, CD, la qualsiasi. I manuali sono in tedesco, non in italiano. Però, insomma, è un bel vedere, ve lo assicuro. Certo. Entrate là dentro è un po' tipo il bimbo che entra nel negozio di giocattoli. Esatto. È Lo piangerai bellissimo. rivedendo i miei manuali. Vabbè, Sì, fai Marina, bene. siamo partiti in 13. Ho finito la presentazione, siamo in 17 e così va il mondo, tu capisci. No, volevo giusto. Ok. No, Diamo la parola un secondo a Sergio. sì, solo un attimo perché giustamente volevo un attimo presentare velocissimamente anche Marina perché mi pare corretto. Allora, intanto, appunto, benvenuti a tutti alla quinta serata, per la precisione, degli Open Talk 2020. Per questo incontro, appunto, abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi Marina Latini, che è già presidente di The Document Foundation, già vicepresidente di Libera Italia, nonché amica appunto del PNLUG. Questa sera Marina è qui con noi in una, diciamo, nella sua veste di Maintenance Release Coordinator Engineer, se l'ho detto bene, di SUSE. E ci parlerà dell'imminente, se non sbaglio, domani dovrebbe uscire, dell'imminente rilascio della nuova versione di OpenSUSE LIP 15.2. Lascio la parola a Marina, appunto ringrazio Alain di aver già spiegato appunto come funziona questo strumento e ricordo alle persone, appunto, se volete fare delle domande potete scriverle in chat pubblica. Prego Marina. Ovviamente, grazie prima di tutto per questo invito e sì, devo dire che insomma, è una bellissima opportunità e mi fa veramente piacere essere ancora ospite a casa vostra, questa volta in veste virtuale, ma sì, devo dire che è sempre un piacere tornare in contatto con tutto il gruppo del PNLUG. Quindi grazie, grazie veramente per questa opportunità. E giusto una piccolissima precisazione per quanto riguarda, diciamo, le collaborazioni open source, non sono più il presidente in carica di Document Foundation da febbraio, e, però insomma, a parte questo. Ovviamente le collaborazioni con la comunità LibreOffice continuano e sono sempre solide e forti.
Diciamo che stasera vorrei provare a presentare quelle che sono le novità di LIP, la nuova versione che sarà disponibile ufficialmente da domani, quindi LIP 15.2. E questa sera, guardando la lista dei partecipanti, noto anche qualche nome noto, qualche collega di OpenSUSE e di SUSE. E scorrendo la lista, un saluto a Dario Fagioli e ovviamente noterete nella lista un Di Maio, quindi passo un secondo in inglese perché quello è Douglas Di Maio. So, hi Doug. E per chi non lo sapesse, Douglas è in pratica il nostro punto di contatto, nostro inteso come comunità OpenSUSE, con tutto il resto delle attività che vengono svolte lato SUSE. È la persona che coordina il marketing e tutte le attività quando dovete richiedere materiali per presentazioni, eventi, eccetera. Il contatto è sempre lui. Quindi ovviamente grazie Doug, e it's really a pleasure to have you here. I know that for you will be really difficult to follow this pre-release party, but I hope you will enjoy the evening, and feel free to drop a message to ask something if you don't know what this group of crazy Italians are saying. Ok, quindi a parte questi saluti iniziali, giurì in giurello torno a parlare in italiano, va bene così, anzi, chiedo scusa se per sbaglio mi uscirà qualcosa di non esattamente italiano, ma comincio a far fatica a far pace col cervello per la permanenza in Germania, quindi portate pazienza, sorridete pure voi. E quindi iniziamo con questo release party, pre-release party. Come dicevano Sergio e Alain, questo è il mio nuovo ruolo in SUSE, quindi sono un Maintenance Release Coordination Engineer, che detto così sembra chissà che cosa. In realtà mi occupo insieme ad altre persone del team security, del team maintenance, del team quality assurance, di tutto ciò che accade nel momento in cui c'è già una release, in questo caso di LIP, ma può essere Tumbleweed, può essere qualunque altro prodotto di SUSE. E quindi questo team si occupa di gestire tutti gli aggiornamenti che arrivano dagli sviluppatori e che devono essere valutati, testati e certificati prima di poter arrivare in SLI, quindi nella parte Enterprise, ma ovviamente anche in LIP e Tumbleweed. E questa sera con me, come vedete anche dalla foto nella schermata dei contatti, c'è anche Giko. E ovviamente Chico è felicissimo e contentissimo perché c'è una nuova release pronta per essere rilasciata tra pochissime ore, quindi non sta più nella pelle, o forse dovrei dire nel peluche. E, scherzi a parte, battute a parte. A parte le attività svolte, diciamo, in ambito lavorativo con SUSE, per quanto riguarda la community di OpenSUSE, cerco di fare promozione, cerco di organizzare eventi tipo quello di stasera. Poi se il Covid magari ci lascia un po' di tregua, proviamo anche ad organizzare qualcosa non in virtuale. Per quanto riguarda la community, sono anche uno dei membri del board. Quindi sono onorata di poter ricoprire questo ruolo e di cercare in qualche modo di contribuire a quella che è la buona riuscita del progetto. E per quanto riguarda quindi la serata, vorrei ovviamente introdurvi alle novità che arrivano in questa nuova release, quindi a poche ore da oggi, da ora. Poi vorrei parlarvi
parlarvi un po' di più di un aspetto che magari non è esattamente noto, o almeno è qualcosa di familiare per chi è un po' più addetto ai lavori, quindi vorrei spiegarvi, illustrarvi cosa c'è dietro tutta la parte di aggiornamenti e manutenzione di una distribuzione. E vorrei presentarvi alcuni strumenti che sono fondamentali per la creazione di una nuova versione di OpenSUSE Lib, di Tumbleweed o qualunque altro sistema abbiate in mente che ovviamente fa parte del progetto OpenSUSE. E come si dice, last but not least, l'ultimo della lista, ma non il meno importante, come contribuire al progetto. Alla fine di queste slide, che comunque vi condivido, trovate anche qualche link a portali e riferimenti vari che spero possano tornarvi utili, se vi venisse voglia di contribuire. O comunque di diventare parte attiva di questo progetto. E proviamo a vedere che cosa ci aspetta in questa nuova versione, distribuzione che sarà ufficialmente rilasciata tra poche ore. Ovviamente, per chi non ha familiarità con Lip, questo sistema operativo va visto sì come una delle possibili alternative Linux che possiamo andare a scegliere, ma non è semplicemente una delle tante distribuzioni a disposizione. Tumbleweed e anche in particolar modo Lip vanno veramente considerate come distribuzioni che sono pronte anche per il mondo enterprise, che potete direttamente utilizzare anche a casa vostra senza nessunissimo problema. Il sistema è strutturato in modo tale da permettervi anche di poter fare direttamente un aggiornamento, quindi una sorta di upgrade dalla versione Lip alle varie sfaccettature, flavor di sistemi messi a disposizione, quindi dalla parte enterprise di SUSE. Questo perché? Perché Lip e SLI, SUSE Linux Enterprise, condividono un core di pacchetti che rende Lip qualcosa di speciale. Lip vi dà la possibilità di avere un prodotto funzionante, un prodotto testato, un prodotto con tantissimi pacchetti che però segue un modello di sviluppo che è in ogni caso un modello di sviluppo legato anche al mondo enterprise, con una filosofia che è anche quella enterprise. Quindi non pensate, non dovete mai pensare a Lip o a Tumbleweed come a distribuzioni che sono per gli utenti e che quindi, come qualcuno pensa, si tratta di software open, quindi non vale abbastanza perché è open, è gratuito e via discorrendo. E Lip ovviamente è la distribuzione pensata per chi vuole avere un sistema creato con quei crismi che stavamo discutendo prima, quindi un qualcosa ben organizzato, ben testato e tutto il resto, ma allo stesso tempo non dovete pensare a Lip come una distribuzione stabile e che quindi ha soltanto pacchetti vecchissimi, difficili da aggiornare, pacchetti che sono quelli e basta, dove la community non può effettivamente sviluppare nulla di nuovo perché la distribuzione è pensata per essere stabile e vecchia. Assolutamente no. Quindi, nel momento in cui andiamo a fare la nostra installazione, possiamo andare a selezionare quella che sarà la modalità, diciamo, di utilizzo
di questa installazione particolare che stiamo andando ad eseguire. Questa è una schermata dell'installer di OpenSUSE Leap e nelle varie fasi dell'installazione, di quella che è la preparazione all'installazione, possiamo andare a selezionare se vogliamo avere un desktop, un sistema desktop con KDE Plasma, e io sono per quella parte, quella fazione che tifa per KDE Plasma. Oppure, se preferite, potete andare ad installarvi il vostro desktop GNOME. Poi c'è una sorta di, è chiamato desktop generico, quindi avete una serie ridotta di pacchetti, diciamo che è un sistema un po' più leggero che potete tranquillamente andare ad utilizzare anche su macchine che magari sono un po' più vecchie, non sono esattamente prestanti, non hanno una quantità esorbitante di RAM, ma che comunque Leap supporta e che quindi vi permette di continuare ad utilizzare senza per forza dover aggiornare l'hardware o addirittura dover passare ad una nuova macchina. Come dicevamo prima, questa è una distribuzione che possiamo pensare anche come una distribuzione enterprise ready, quindi abbiamo la nostra possibilità di scegliere anche una versione server. Ovviamente nel caso di una distribuzione server non andiamo ad installare tutti i fronzoli dell'interfaccia grafica, ma andremo a lavorare con un set di pacchetti ridotti dal punto di vista delle interfacce grafiche e ci andremo a focalizzare sui pacchetti che ci interessano di più in base al tipo di server che vogliamo andare a creare. E poi abbiamo anche quella che viene l'ultima voce che vedete in questa schermata, il Transactional Server, che è una chicca molto interessante perché in questa modalità particolare il nostro file system root, quindi la parte, il cuore del nostro sistema, sarà un sistema in modalità sulla lettura dove andremo ad avere i nostri aggiornamenti gestiti in modo atomico con un sistema che vi permette di avere il controllo assoluto sui singoli pacchetti di sistema che volete andare ad installare sulle specifiche versioni. E se diciamo, siete curiosi di utilizzare un OpenSUSE Leap per un'installazione server, vi consiglierei anche di andare a provare, magari inizialmente su una macchina virtuale, la modalità server transazionale. E vedere un po' come si dice, vedere un po' l'effetto che fa, perché sicuramente è un qualcosa che merita. Poi, tra le novità di questa versione, sicuramente c'è tutta una serie di framework e pacchetti che saranno sicuramente interessanti per tutti quegli utenti che magari non sono dei semplici utenti, ma che si dilettano anche a fare un po' di sviluppo, magari anche un po' di ricerca. Quindi, se siete interessati ai settori dell'intelligenza artificiale, del machine learning, o se avete esigenze particolari rispetto alle prestazioni del vostro kernel, alle risposte del vostro kernel, potete sicuramente provare Leap perché troverete delle novità interessanti come tutto il framework TensorFlow per il deep learning o PyTorch per quanto riguarda invece l'apprendimento automatico, quindi il machine learning. E sempre nell'ambito dei modelli di apprendimento potrete andare ad utilizzare il formato aperto ONNX. E come dicevo poco fa, l'interessante novità è anche la possibilità di avere direttamente un kernel real time. Pensando alle varie chiacchierate nel canale Geekos Italia, quindi il canale Telegram
italiano della community OpenSUSE, capita spesso di avere appassionati di musica o direttamente insomma, musicisti professionisti o comunque persone che hanno la necessità di avere un sistema che risponda veramente in modo rapido. Ecco, per voi sicuramente il kernel real time sarà una di quelle novità che apprezzerete moltissimo. Parlando sempre di altri aspetti che comunque per certi versi vanno un po' di moda, per certi versi sono anche l'innovazione che continua ad essere bella florida in questo periodo, ci sono delle novità che riguardano anche il mondo dei container. Quindi, per chi è appassionato di questo settore, potrete trovare direttamente il pacchetto ufficiale di Kubernetes nella versione 1.18. E c'è anche Helm, che è il gestore dei pacchetti per Kubernetes. E per chi lavora molto con i container potrete anche utilizzare Cilium per gestire la connettività e anche il bilanciamento del carico tra i container. Il bilanciamento del crico, come ho scritto nella slide, è interessante. Ovviamente si tratta di un errore di battitura che non ho visto svariate volte che ho ricontrollato le slide. L'effetto diretto è sempre in agguato, quindi provvederò a correggere il bilanciamento del crico prima di mandarvi poi le slide. Battute a parte, stiamo parlando di un pre-release party. Di solito quando si fanno questi tipi di eventi c'è anche proprio la corsa ai numeri. Che versione di pacchetto trovo per quel particolare software, per quel particolare framework e via discorrendo. Quindi proviamo a dare un po' di numeri. Diamo i numeri per quanto riguarda il kernel. Quindi l'IP 15.2 viene rilasciato con il kernel 5.3.18. Per quanto riguarda le architetture supportate, siamo ovviamente sui 64 bit x86-64, ma non manca il supporto per ARM, in questo caso ARM 64 e ARM V7, e il supporto per le architetture PowerPC. In questo caso abbiamo la PowerPC 64 e le. Poi, se qualcuno sentisse la mancanza di altri gestori di connettività, ovviamente potete installare alternative, ma per quanto riguarda la scelta predefinita, l'IP 15.2 viene rilasciato con Network Manager come gestore predefinito di connettività. Ovviamente abbiamo detto che c'è un'ottima relazione, una relazione molto stretta tra l'IP e i prodotti enterprise di SUSE, quindi un aspetto fondamentale come la sicurezza non può essere tralasciato e ovviamente tutti gli aggiornamenti di sicurezza che sono disponibili in SUSE Linux Enterprise, tutta la famiglia di prodotti SUSE Linux Enterprise, vengono messi a disposizione anche di LIP 15.2, proprio perché LIP condivide diciamo che il core dei pacchetti arriva direttamente da SLI, quindi c'è questo passaggio diretto tra SLI e LIP. Poi, per chi ha necessità di lavorare con i certificati, adesso utilizziamo più o meno quasi tutti Let's Encrypt, per chi ha appunto la necessità di lavorare con i certificati, c'è a disposizione questo client, Dehydrated, che vi permette di avere qualche agevolazione nella creazione dei certificati. Poi, altri numeri, systemd in versione 234, e poi, continuando a dare i numeri, GCC è stato aggiornato alla versione 9. Se volete un GCC più aggiornato, potete anche decidere di passare a Tumbleweed e in OpenSUSE Tumbleweed avete GCC 10.
Alcuni di voi già lo sanno, io sono un utente Tumbleweed, quindi vabbè, faccio il tifo per la Rolling Release, ma scherzi a parte, battute a parte, GCC9 comunque è una notevole miglioria. Parliamo di una distribuzione stabile, di una distribuzione che è pensata per il mondo enterprise e comunque, come vi dicevo, non viene rilasciata con pacchetti obsoleti. PHP viene rilasciato in versione 7.4.6. Per quanto riguarda CUPS, siamo con la versione 2.2.7, quindi per chi fosse un po' avvezzo a controllare i numeri di versione, CUPS su LIP 15.2 usa la stessa versione di LIP 15.1. Quindi non c'è stato un aggiornamento di versione per quanto riguarda il server di stampa CUPS. Poi, per quanto riguarda LibreOffice, in LIP 15.2 abbiamo LibreOffice 6.4, quindi la versione stabile di LibreOffice. Per gli appassionati di client di posta troverete Thunderbird in versione 68.5.0, Chromium è la versione 83, vogliamoci bene, il resto del numero ve lo lascio. Firefox viene ancora una volta rilasciato nella versione con il supporto a lungo termine, quindi la versione ESR, e è in versione 68.5. Continuando a dare i numeri, XFCE, quindi andiamo sulla parte desktop. XFCE lo troverete in versione 4.14, GNOME nella versione 3.34. Poi, per gli amanti dei troll, quindi KDE, la solita diatriba gnomi contro troll, troverete il KDE Framework 5.68.0, la parte di KDE Application 20.042, le librerie Qt sono in versione 5.12 e poi Plasma, versione LTS 5.18. Quindi comunque anche per quanto riguarda il lato desktop, devo dire che insomma, abbiamo notevoli aggiornamenti, notevoli avanzamenti di versione. LIP ovviamente non è soltanto applicativi, ci sono dei prodotti che dovremmo chiamare tecnologie open source. Mi piace sempre ricordare, anche se magari molti di voi conoscono già il prodotto, mi piace sempre ricordare Yast, che è il nostro strumento magico tuttofare che vi permette di gestire il vostro sistema, vi permette di gestire gli aggiornamenti, gli utenti, tutti gli aspetti legati alla virtualizzazione. E veramente chi più ne ha più ne metta. Qualunque cosa che riguarda amministrazione che richiede un'interfaccia grafica la trovate dentro Yast. Quindi questa è un po' la chicca, la peculiarità di OpenSUSE e di SUSE. E quindi mi piace sempre ricordare che anche se magari ci sono tra i partecipanti di questa serata parecchi che magari sono un po' più avvezzi al terminale, per chi magari si sente un pochino più tranquillo nell'amministrare il sistema con l'interfaccia grafica, sicuramente Yast è lo strumento. Strumento che andrebbe presentato tutte le volte che poi avete a che fare magari con utenti che stanno passando da Windows a qualcos'altro in cerca di quella terra promessa che li salvi dal dover passare a per forza un hardware nuovo, aggiornato, eccetera, dovendo magari buttare un PC che non è della passata era geologica, ma che non è più magari così performante con il mondo Windows. Quindi Yast è un po' il mio cucciolo. E mi piace sempre presentarlo ogni volta che ne ho l'occasione. Vi dicevo che Yast ha la sua interfaccia grafica, vero? In realtà non pensate soltanto a un'interfaccia grafica pesante, di quelle che possono funzionare solo se avete installato il sistema con GNOME o con
XFCE o con KDE e via discorrendo. In realtà Yast lo trovate a disposizione anche nella versione server, perché ha la sua comodissima interfaccia scritta in Curtis. Quindi, che vi piaccia lavorare dal terminale, che vi serva e che abbiate installato una versione server di OpenSUSE, Yast ce l'avete comunque a disposizione e vi fornisce tutte quelle comodità che normalmente si hanno con un'interfaccia grafica anche in un ambiente dove magari è un pochino più limitato. E AutoYast, non so se questo nome vi risuona e vi dice qualcosa. In realtà, se vi capitasse, se aveste la necessità di reinstallare un sistema svariate volte, o magari vi capitasse di avere più o meno la solita configurazione di pacchetti aggiuntivi che andate a installare sulla vostra distribuzione, o magari configurazioni hardware particolari, personalizzazione di, che ne so, sfondi, settaggi vari di hardware, periferiche, insomma, quelle che sono le configurazioni aggiuntive che andiamo tutti quanti a fare, bene o male, al termine dell'installazione. Ecco, AutoYast potrebbe essere il prodotto che fa al caso vostro. In pratica vi permette di crearvi una sorta di file di configurazione, veramente in modo comodo e non troppo tecnico. E con questo file potete poi andare a rilanciare, per esempio, un'altra installazione di sistema che vi va a leggere direttamente quelle che erano le configurazioni fatte e potete trovarvi con pochi clic direttamente il sistema configurato esattamente con le personalizzazioni che piacevano a voi. Oppure state amministrando un laboratorio o, che ne so, una serie di macchine che dovete andare a configurare tutte in un determinato modo, che è sempre quello, potete crearvi il vostro file di AutoYast, darlo in pasto ad AutoYast e vi farà veramente vi tornerà molto molto comodo. Ivo, in realtà non pensare ad AutoYast come a qualcosa che è comodo solo ed esclusivamente per sistemisti. Se hai ad esempio le tue macchine dove ti vai sempre ad aggiungere il tuo set di configurazioni predefinite, nessuno ti vieta di creare al termine della tua installazione la configurazione di AutoYast che ti piace e la volta successiva che ti andrai a reinstallare la macchina, perché qualche volta capita, perché magari uno fa qualche esperimento, qualche danno, pialla i sistemi e via discorrendo, la configurazione di AutoYast ti può tornare utile per andare direttamente a riavere il sistema configurato come piaceva direttamente a te. Quindi non è qualcosa di pensato solo ed esclusivamente per i sistemisti. Poi, chiaro, quel particolare settore ne va sicuramente a giovare molto di più del utente casalingo che magari ha in casa una o due macchine e niente di particolare. Però ricordiamoci sempre che se gli automatismi ci sono, sono lì per salvare del tempo e ridurre delle operazioni manuali che potrebbero essere svolte da qualcun altro, in questo caso da AutoYast. Sempre un po' per quella pigrizia dell'informatico, che quando può automatizzare qualcosa, la risposta è sempre perché no, fammici provare. Quanto Yast, provate a cercare e a giocare un po' anche con questo prodotto perché effettivamente è un prodotto interessante. In cima a questa lista ho scritto anche Snapper. Dunque, Snapper è il tool per la gestione del nostro sistema mi riferisco al file system. Quindi, come sapete, uno dei file system che potete andare a scegliere, quello che di solito vi viene proposto dall'installazione, a meno che non andiate a fare configurazioni personalizzate, è B3FS.
Questo file system vi permette di creare degli snapshot, quindi delle istantanee del vostro sistema, e di solito, a meno che non abbiate disabilitato questa funzionalità, ogni volta che andate a fare degli aggiornamenti, che andate a installare qualcosa, vi viene creato questo snapshot. E nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto, perché magari avete qualche hardware particolare o magari avete fatto qualche configurazione un po' creativa, qualche sperimentazione un po' troppo estrema, potete sempre riavviare la macchina e nel menu di Group troverete la lista degli snapshot disponibili. In quel caso potete riavviare il vostro sistema da uno degli snapshot esistenti e è tutto pronto. In pratica vi ritrovate con il sistema esattamente come l'avevate lasciato prima di fare disastri con l'installazione o l'aggiornamento che magari poteva essere un po' troppo avventato. Quindi questo può essere uno di quei sistemi, di quei prodotti che vi può tornare utile anche quando magari avete un hardware nuovo, un hardware particolare che va magari a litigare con aggiornamenti kernel, aggiornamenti driver di schede video, insomma, la solita rogna di schede video Nvidia, Intel, AMD che fanno un po' a cazzotti con il mondo delle distribuzioni Linux. Ma in generale, come vi dicevo prima, pensate a Snapper come la bacchettina magica che vi crea l'istantanea del vostro sistema e nel caso di problemi vi salva e vi mette a disposizione il giubbotto di salvataggio per ripristinare il sistema prima del disastro. Poi, ovviamente, se ci fossero domande su questi tre fantastici prodotti, non esitate. E sempre continuando con la lista di applicazioni e dando i numeri delle nuove versioni, VLC lo troviamo nella versione 3.0.7. Poi, per chi invece è un pochino più vicino a tutto il mondo healthcare, e in effetti diciamo, questo piccolissimo dettaglio, questa catastrofe che ci siamo trovati tra capo e collo quest'anno con il Covid, diciamo che non è soltanto un prodotto. Sto leggendo la domanda. Snapper esegue la fotografia anche ai dati o soltanto alle configurazioni del sistema? In realtà dipende un po' anche da come te lo vuoi configurare. Normalmente non andiamo a creare lo snapshot della partizione home, perché andando a fare quello che viene chiamato rollback del sistema rischiamo poi di andare fisicamente a rimuovere i dati. Però per quanto riguarda tutto il resto, andiamo a ripristinare configurazioni, pacchetti installati, tutto ciò che non è, insomma, quello che di solito andiamo a mettere nella home del nostro sistema. Sì, Ivo, hai ragione. Sulla parte del file system, in realtà, se fai configurazioni creative andando a modificare il partizionamento, puoi anche andarti a mettere la home sotto snapshot e poi fai gli arrosti. Fatto. Ce l'ho, mi manca come le figurine, ce l'ho. Però vi assicuro che ho appreso la lezione. I backup li ho fatti, ce li avevo fatti, quindi non ho perso dati, ma effettivamente ho compreso esattamente il funzionamento di Snapper quando, facendo rollback, mi sono resa conto che in realtà ho fatto rollback di tutto, perdendo inizialmente dati e dovendo andarli a recuperare dal backup. Quindi normalmente la configurazione che vi propone l'installazione è una configurazione safe, poi se fate configurazioni avanzate, fate i danni e fate le sperimentazioni, vabbè, quello è. Sì, esatto, confermo come scrive anche Ivo che la configurazione standard proposta è appunto il sistema in B3FS, quindi con gli snapshot, mentre la home in XFS predefinita. Poi, se decidete di sperimentare, come ha fatto la sottoscritta quando ha messo le mani per la prima volta su B3FS e su Snapper,
e potete avere risultati fantasiosi e creativi. Tornando al discorso di mondo healthcare, mi piace sempre presentare anche il progetto GNU Health. Pensate a GNU Health non solo come un insieme di pacchetti che sono utili solo per il mondo medico, ma pensate in realtà a questo progetto come qualcosa di molto più ampio. La comunità che c'è dietro cerca anche di portare l'utilizzo di questo, possiamo quasi chiamarlo framework, perché è quasi qualcosa di più di un semplice sistema operativo. C'è tutto dietro c'è tutto un gruppo di persone che cercano anche di entrare in contatto con il mondo. Con il settore medico e cercano anche di far utilizzare GNU Health. Quindi, che cosa ci possiamo fare con GNU Health? Fondamentalmente, ci potremmo amministrare un ospedale, perché all'interno, uno studio medico, un ospedale, in realtà troviamo veramente tantissime applicazioni e nella versione LIP 15.2 siamo con GNU Health 3.6.4. E quindi con questo insieme di pacchetti e tutte le guide, le persone che ci lavorano dietro, in realtà potremmo veramente avere la possibilità di portare l'informatizzazione, ad esempio, negli ospedali un po' più remoti, dove è anche difficile recuperare l'hardware per poter avere un supporto medico avanzato come quello che siamo, diciamo, abituati di solito ad avere in Italia, quindi per noi. In particolare con l'IP 15.2 viene anche aggiunto l'applicativo Ortanc, che è un server DICOM. DICOM è lo standard che viene utilizzato per la diagnostica per le immagini. Quindi addirittura potremmo finalmente avere un prodotto completamente open source per la gestione anche di tutta quella che è la parte di cartelle dei pazienti, quindi con la parte di esami che vengono di solito archiviati chissà dove, chissà come, con i dati che finiscono in mano a non si sa chi. E non aggiungo altro, non faccio polemiche. Poi, sempre restando sul settore condivisione, ma con attenzione alla privacy, abbiamo Onion Share nella versione 2.2. Poi, per quanto riguarda la sincronizzazione, Syncthing, versione 1.3.4. E poi, per gli appassionati di compositor, in questo caso per Wayland, molto leggeri, abbiamo Sway, versione 1.4. Andando avanti con la carrellata, sviluppatori, Git, PowerGit, versione 5.10.0. Poi per chi non vuole utilizzare Zipper, chi non vuole utilizzare direttamente Yast, c'è anche gestione dei pacchetti DNF, gestore dei pacchetti DNF in versione 4.2.19. E sempre per chi non è per le cose convenzionali, se vi piacciono i terminal emulator alternativi, provate TLX perché effettivamente ha il suo perché. Quindi abbiamo parlato delle novità di LIP, poi ovviamente è una distribuzione Linux, quindi di pacchetti ne possiamo trovare una valanga, quelli che vi ho elencato, diciamo, sono un po' quelli che coprono i settori un po' più comuni, un po' più noti. Prima vi stavo parlando di manutenzione, quindi che cosa succede nel momento in cui c'è una release, quindi domani abbiamo la nostra LIP 15.2. Che cosa succede da dopodomani, dal 3 di luglio in avanti? Che cosa succede a LIP? Quindi abbiamo detto che c'è una forte collaborazione tra LIP e la parte enterprise gestita da SUSE. Quello che c'è dietro e è un po'
diciamo quello che faccio quotidianamente, è il concetto di maintenance. Dunque, le attività legate alla maintenance dei prodotti, dei sistemi messi a disposizione ha inizio nel settembre 2001 e prima non era un concetto preso minimamente in considerazione. E il processo, come di solito succede, come di solito accade in questi casi, viene inizializzato, viene pensato, strutturato, proprio perché c'era la necessità di clienti per mainframe S390 di avere un supporto nel momento in cui il prodotto viene rilasciato e c'è qualcosa che deve continuare ad essere gestito tra un rilascio di una distribuzione e il successivo. Quindi, che cosa facciamo in maintenance? Maintenance è esattamente tutto ciò che, come dicevo prima, si verifica nel momento in cui abbiamo il rilascio di una nuova versione e prima che ci sia il rilascio della successiva. Quindi tutta la fase di aggiornamenti che avete. Questi aggiornamenti sono solitamente aggiornamenti di sicurezza e aggiornamenti che vanno a risolvere bug. Sono dei rilasci periodici che vi tengono il vostro sistema aggiornato e protetto da eventuali problemi di sicurezza. Poi, per i clienti SUSE c'è anche la possibilità di avere un supporto differente che è chiamato LTSS e che vedetelo come un supporto a lungo termine un po' particolare, con delle caratteristiche particolari. Ora, siamo abituati ad avere i soliti cliché sul mondo degli aggiornamenti, ma tipo, il mio sistema funziona, sta in piedi da tantissimi anni, perché dovrei mai toccarlo? Non si toccano i sistemi che funzionano. Non è un sistema connesso ad internet, quindi non c'è problema se il mio sistema non è aggiornato. Me lo tengo così, tanto che problema c'è? In realtà, insomma, avere sistemi aggiornati ci porta anche dei vantaggi, ma con questi vantaggi abbiamo, dal lato di chi deve creare questi aggiornamenti, abbiamo sicuramente delle sfide da gestire. Di solito quando lavoriamo in maintenance, dobbiamo cercare di andare a risolvere i problemi che vengono segnalati anche dagli utenti, non per forza dai clienti. Dobbiamo andare, quindi vi dicevo, a cercare di risolvere questi problemi senza però andare a modificare le funzionalità esistenti, perché se io mi aspetto che un determinato programma con determinate opzioni funzioni in un determinato modo, se poi faccio un aggiornamento di sistema di quel pacchetto, di quel prodotto che dovrebbe risolvere un bug e poi mi ritrovo che il prodotto non funziona più perché sono state cambiate le funzionalità, sicuramente non è un qualcosa che andrebbe gestito. E poi, che andrebbe gestito in questo modo. Poi, ovviamente, abbiamo pacchetti che normalmente vengono aggiornati. E quindi, in questo caso, dobbiamo fare in modo che questi aggiornamenti finiscano poi in quello che è LIP, in quello che è Tumbleweed, in quelli che sono i vari prodotti anche open source che vengono messi a disposizione in questo connubio community enterprise. Le sfide sono, non sono solo quelle, dobbiamo sempre cercare di creare un aggiornamento che non crei altri danni, quindi attenzione a regressioni, attenzione, come vi dicevo, a non creare nuovi bug cercando di risolvere un bug, quella filastrocca, il meme bellissimo del programmatore che cerca di risolvere un bug e ne risolve uno, ne crea un altro, ne crea un altro e da un bug iniziale ce ne ho 50 a catena. Poi compatibilità di API e EBI, quindi parliamo di compatibilità di funzionalità dell'applicazione, ma anche compatibilità lato kernel. Poi
PDF, questo è un concetto che è più legato al mondo enterprise, ma ovviamente lavorando in maintenance gestiamo sia gli aggiornamenti per SUSE sia gli aggiornamenti per OpenSUSE, non è che c'è una preferenza differente. Quindi di solito i clienti, nel momento in cui c'è l'urgenza, nel momento in cui c'è qualcosa che si rompe, ricevono questi PDF, Program Temporary Fix, e così il loro sistema è insomma, la pezza temporanea per risolvere il problema. E successivamente questi poi aggiornamenti, questi aggiornamenti temporanei vengono inviati al resto della distribuzione, messi a disposizione del resto della distribuzione e quindi poi di tutti gli altri utenti. Il problema è che qualche volta il cliente chiede la risoluzione di un problema. Gli arriva la patch temporanea e poi non fa più sapere nulla. Quindi in quel caso diventa anche un po' complesso capire se effettivamente quel fix serve e va portato poi anche in OpenSUSE e nel resto dei prodotti SLI, o se deve morire lì perché c'era la configurazione astrale, la congiunzione astrale nei sistemi del cliente e in realtà quel problema si verifica uno su un miliardo. Un'altra sfida che cerchiamo sempre di accogliere è cercare di descrivere quello che viene aggiornato in un modo tale che sia umanamente comprensibile, quindi non con termini troppo tecnici e cercando di descrivere un aggiornamento che sia comprensibile da tutti. Quindi, lato OpenSUSE. Questo è lo schema, diciamo, il workflow che utilizziamo nei nostri aggiornamenti. Cerco di semplificarvelo un po'. Diciamo che la prima cosa che c'è da controllare quando uno sviluppatore, un contributore qualunque, anche un contributore OpenSUSE, decide di mandare un aggiornamento per un pacchetto è vedere se questo pacchetto è un pacchetto che sta solo in OpenSUSE o è un pacchetto che invece sta in SLI e poi viene rilasciato in OpenSUSE. Facciamo questa verifica perché in realtà il processo da seguire se il pacchetto arriva da SLI è leggermente differente. Comunque, in generale, quello che si fa è controllare chi è che sta inviando questo pacchetto. Controllare se questa persona è il maintainer del pacchetto, perché ovviamente vogliamo evitare di avere l'utente random che fa la modifica a casaccio e poi distrugge direttamente il sistema perché quell'aggiornamento non è corretto per quello che dovrebbe essere il normale funzionamento dell'applicativo. Quindi si controlla che effettivamente chi sta mandando l'aggiornamento è il cosiddetto maintainer. Se non è il maintainer, non è che l'aggiornamento viene scattato, ma si fa una revisione aggiuntiva con il maintainer che dice sì, per me questa cosa va bene, funziona, è in linea con quella che è la roadmap di sviluppo del pacchetto e si va avanti. Andiamo a controllare quello che c'è, quello che viene modificato, quello che viene risolto dall'aggiornamento. Se tutto è in regola con i vari requisiti, passiamo al test di questo aggiornamento. E per quanto riguarda OpenSUSE, ovviamente, e anche SLI, il prodotto che viene utilizzato per fare i test automatici è OpenQA. Lo vedremo tra un attimo. Finisco di descrivervi questo workflow prima di tutto. Quindi andiamo a vedere i test. Se i test sono positivi, il pacchetto poi viene approvato, rilasciato e quindi alla fine arriva direttamente anche in OpenSUSE, Leap, Tumbleweed e tutti i vari possibili flavor di OpenSUSE. Se invece c'è qualcosa che non torna, ovviamente l'aggiornamento non viene rilasciato, si torna indietro allo sviluppatore, si segnala che cos'è che è andato storto con i test e finché non si ha il fix funzionante, ovviamente l'aggiornamento non viene rilasciato. Quindi qualche volta può capitare che magari lo sviluppatore invii l'aggiornamento e l'aggiornamento resti un po' in attesa in questi passaggi tra test,
sviluppatore, sviluppatore test, via discorrendo, finché il prodotto comunque non raggiunge la qualità necessaria. Poi, se volete approfondire, nella slide trovate il link, quindi potete vedervi il dettaglio. Requisiti per gli aggiornamenti. Dunque, ho appena visto un altro typo, mi sono mangiata le vocali, evidentemente avevo fame quando ho fatto le slide. Allora, cerchiamo di ricreare, in ogni caso, degli aggiornamenti con dei cambiamenti minimi. Cerchiamo di evitare di introdurre nuove funzionalità con questi tipi di aggiornamenti, perché le funzionalità, stanno nella nuova versione. Chi fa maintenance cerca solo di correggere gli errori, non di portare i nuovi aggiornamenti, di applicativi, eccetera. Si fanno test, delle regressioni, come vi dicevo, insomma, si testa nel caso di OpenSUSE, è quasi tutto automatizzato tramite OpenQA, quindi se i test sono verdi, sono superati, se i test sono rossi, c'è un problema, si va a vedere dove sta il problema e si cerca di risolverlo. E ovviamente si cerca di accettare, a meno che non ci siano particolari esigenze, si vanno ad accettare aggiornamenti che funzionano correttamente su tutte le varie architetture supportate. Vi dicevo OpenQA, se siete sviluppatori, in particolar modo se siete sviluppatori, provate a vedere OpenQA perché vi darà grandissime soddisfazioni per fare test automatici sui vostri prodotti. Allora, che cos'è OpenQA in pochi semplicissimi passi? È un framework per fare test su applicativi, su sistemi operativi, su script, su quello che volete alla fine. Dovete solo andarvi a scrivere il test e siete a posto. OpenQA vi permette di testare le interfacce grafiche, ma anche script, quindi il lato console, il lato terminale di applicativi, script e via discorrendo. Potete andare a gestire e a testare le singole attività che andrebbe a fare un utente, quindi l'utente che digita qualcosa, l'utente che clicca con il mouse in una determinata posizione dello schermo, della vostra applicazione, del sistema. Potete andare a comparare quelli che sono i risultati attesi con i risultati reali e potete andare a leggere il testo dalla console. Quindi OpenQA vi permette di testare in modo automatico, senza la minima interazione, una miriade di possibili applicazioni e script e sistemi operativi. Parlo di sistemi operativi perché OpenQA non è utilizzato solo da OpenSUSE, ma viene ad esempio utilizzato da Fedora e ci sono anche altri produttori che utilizzano OpenQA per testare i loro applicativi. Che aspetto ha OpenQA? Ma allora, questo è il dettaglio di uno dei test. In questo caso ho preso uno screenshot di Tumbleweed. Quindi avete la lista dei test che vengono eseguiti, li trovate qua nelle differenti righe. Ci sono queste miniature verdi, se è verde ci piace, va bene. Se ci sono errori, trovate la casellina rossa, cliccate nel punto rosso e poi trovate il dettaglio di che cosa è andato storto nel vostro test. Nel momento in cui andate ad aprire il test, quindi cliccate su uno di questi riquadri che trovate, questo è il dettaglio che ad esempio potete vedere. In questo caso ho selezionato per LIP l'installazione della live. Quindi possiamo andare a verificare che nel momento in cui parte il GRUB dell'installazione, in questo caso della live KDE di LIP 15.2, quello che viene visualizzato a schermo è effettivamente quello che dovrebbe essere. Quindi grab non è rotto, c'è il conto alla rovescia prima che si passi alla selezione automatica della voce e così via. Quindi questo sicuramente è un prodotto che dovreste provare ad utilizzare e anche che se siete dei contributori di OpenSUSE,
vi consiglio di andare a guardare perché vi permette anche di capire se la vostra particolare applicazione magari ha qualche problema, qualcosa che dovrebbe essere risolto. E, insomma, test automatici fanno sempre comodo, quindi perché no? Tra l'altro, cosa carina, OpenQA vi mette a disposizione per i singoli test l'immagine del sistema che avete testato, quindi quella particolare configurazione di pacchetti. Stiamo parlando in questo caso dell'installer, quindi c'è la particolare configurazione di tutti i pacchetti, avete i log di sistema, quindi avete l'accesso completo a tutte le informazioni che vi servono poi per capire che cosa è andato storto in un test. Sempre per quanto riguarda la possibilità di contribuire al progetto, ad OpenSUSE, e magari se siete degli sviluppatori e siete interessati a pacchettizzare i vostri software per OpenSUSE o anche per altre distribuzioni non basate su RPM, vi consiglio di dare un'occhiata al build service. In questo caso, questa è una schermata del build service di OpenSUSE, ma potete anche farvi la vostra installazione in locale, quindi il vostro server OBS, nessuno ve lo vieta, e quindi avere la vostra installazione locale. Che cos'è OBS? OBS è il prodotto utilizzato per pacchettizzare, per gestire tutti gli aggiornamenti e vi permette di andare a creare i pacchetti, quindi andare a compilare i sorgenti e alla fine avere pacchetti pronti, generati automaticamente da OBS per OpenSUSE? Sì, assolutamente. SUSE? Sì, assolutamente. Tutte le varie alternative, Flavor, Leap, Tumbleweed, Sli, anche versioni non soltanto le recenti, ma anche le più vecchie. Potete anche compilarvi pacchetti per Ubuntu, per Debian, per Fedora. Sta a voi sistemare gli script di compilazione per andare a creare il pacchetto, però il sistema vi compila tutto. Dico il sistema vi compila tutto perché purché quello che state cercando di pacchettizzare, rispondere ai quesiti di pacchettizzazione, quindi che non andate a pacchettizzare roba illegale o roba che non ha una licenza open source, che in quel caso mi dispiace, vi potete fare la vostra installazione in locale se avete roba proprietaria, però in generale quello che potete fare è decidere se volete utilizzare l'infrastruttura di OpenSUSE per compilare il vostro prodotto o se volete magari compilare in locale. Vi dà veramente questa possibilità e pensate magari di essere sviluppatori di un software che è disponibile per diverse architetture, è disponibile per diversi sistemi operativi e che vi viene pacchettizzato direttamente da questo sistema senza che voi dobbiate andare a cross compilare o a fare cose stravaganti per poter avere il risultato finale con ovviamente problemi di hardware e di risorse computazionali che magari non tutti hanno a disposizione. Quindi il build service ovviamente è aperto a chiunque, vi dovete creare l'account e poi avete a disposizione la vostra home, quindi il vostro progetto personale dove potete andare a compilare cose. Avendo qualcosa in OBS, potete anche poi decidere di provare a richiedere di includere quel determinato pacchetto all'interno di OpenSUSE, quindi c'è il processo da seguire. Nel wiki di OpenSUSE è illustrato come cosa fare, cosa è richiesto per poter richiedere appunto di avere il vostro pacchetto all'interno della distribuzione. Sembra qualcosa di complicato, ma in realtà direi che ci vuole solo un pochino di pazienza, ma lo strumento è veramente potente. Potete compilarvi addirittura immagini con Docker, immagini con Kivy, quindi lavorate anche sul lato container e volendo potete pubblicare il vostro container sul registro di OpenSUSE, per esempio.
Quindi è veramente un prodotto affascinante. E cosa molto molto carina, quando parliamo di pacchettizzazione, non parliamo soltanto del pacchetto finito, ma in realtà OVS vi crea anche il repository. Quindi avete la vostra distribuzione, avete il vostro OpenSUSE, vi aggiungete il repository creato dal vostro OBS, quindi nel vostro progetto home in OBS, e la vostra distribuzione a quel punto gestisce quel repository come uno dei tanti repository di OpenSUSE e vi ritrovate i vostri pacchetti belli pronti. E come diceva Ivo, ancora una volta, la community italiana di OpenSUSE ha creato questo repo dove ci sono dentro tutta una serie di pacchetti già pronti. Quindi invece di andare ad installare e configurare altri repo aggiuntivi, aggiungendo quello trovate già un bel po' di pacchetti che tornano di solito utili. Cerco di chiudere anche perché avevo promesso che sarei stata in un'ora di tempo. Ah, tranquilla Marina, tanto vedo che le domande che ci sono state te le sei gestite in maniera egregia, quindi nel senso prenditi il tempo di cui hai bisogno e dopo ovviamente dopo, ecco, c'ho io due domande dopo da Ok, farti. perfetto. Quindi dicevamo, se siete curiosi di vedere un po' di più che cosa c'è dietro l'IP, trovate a disposizione nei primi link, ovviamente dove andare a scaricare l'IP, il portale del wiki dedicato all'IP, la lista delle nuove funzionalità messe a disposizione, non manca la documentazione, poi c'è il link relativo alle ISO. In questo momento dal sito, se provate a scaricare l'IP, trovate ancora la 15.1 perché ovviamente siamo in pre-release, quindi ufficialmente troveremo da domani le ISO aggiornate. Però se andate a questo indirizzo download OpenSUSE.org distribution l'IP 15.2 ISO, in realtà le ISO sono lì, sono nascoste, non c'è trucco, non c'è inganno. Quindi ovviamente potete andarvi anche a scaricare le ISO. L'altro link che trovate, Explore SUSE Dev, è un progetto interessante, messo a disposizione creato da SUSE, pensato da SUSE per creare una sorta di playground per tutte quelle persone, tutti quegli sviluppatori che sono curiosi di provare nuove tecnologie che magari sono disponibili in LIP o che magari sono legate di più a SLI. Quindi in quel caso questa community di sviluppatori vi mette a disposizione non soltanto la possibilità di dialogare con gli altri sviluppatori, ma anche proprio di avere delle sandbox per configurarvi i vostri prodotti, ad esempio per tutta la parte cloud, andando a testare che cosa sta bollendo in pentola, direttamente, potendo sperimentare, potendo utilizzare, le tecnologie di SUSE. Quindi quella è sicuramente una novità interessante annunciata di recente da SUSE, anche proprio per cercare di avvicinare gli sviluppatori a quelle che sono le tecnologie messe a disposizione dall'azienda. Poi il link successivo è quello di OpenQA, poi il build service, build OpenSUSE.org. Siamo in pre-release, quindi vi ho messo la pagina relativa al lifetime, dove trovate la descrizione delle varie versioni, quelle che non sono più supportate, quelle che sono supportate con le date e tutto il resto. Poi il link al portale di maintenance, così vedete un po' anche quello che facciamo e se vi va potete anche contribuire. E il link allo schema che vi avevo presentato prima degli aggiornamenti di maintenance. Spero di avervi incuriositi e
E spero che abbiate gradito questa oretta in cui ho cercato di presentarvi le novità di LIP, ma anche un po' quello che è il progetto OpenSUSE. In realtà c'è molto altro e magari se i ragazzi del PN Luga hanno voglia, possiamo anche provare ad organizzare qualche altra serata. Quindi grazie ancora e spero di vedere qualche nome di quelli presenti nella lista dei partecipanti, scrivere magari nelle liste di OpenSUSE e partecipare un po' più attivamente. Spero di avervi incuriositi. Grazie. Allora, grazie Marina per la tua presentazione, è stata veramente molto interessante. Anzi, devo dirti la verità che ho scoperto delle cose di OpenSUSE che effettivamente non conoscevo, delle cose anche molto molto interessanti, degli strumenti veramente molto belli. Avevo appunto due domande da farti a riguardo. La prima è, hai parlato che esiste anche una... Sì, nel senso un'interfaccia, insomma, una modalità di OpenSUSE per i PC più vecchiotti. Sapresti dare qualche indicazione sui requisiti minimi? Allora, ti posso dire che personalmente ho una Tumbleweed perché, vabbè, come vi dicevo, preferisco le distribuzioni rolling non perché LIP non funzioni, come al solito, è una questione di gusti, però ho una Tumbleweed su una macchina che ha 2 giga di RAM. Disco piccino picciò perché roba di adesso non mi ricordo di preciso, ma insomma una macchina un po' vecchiotta. E il processore è un i3 e sta lì bella tranquilla con Tumbleweed. L'unica cosa è che invece di metterci KDE ci ho messo XFCE. Insomma, vorrei dei tempi di risposta che non siano biblici, anche se devo dire che su quella macchina, nonostante la RAM non sia proprio tantissima, KDE fa il suo porco lavoro. Io sono per quindi Tumbleweed, distribuzione rolling e troll solita questione di gusti, non voglio far partire Flame su GNOME e KDE, assolutamente no. Però se vi piace quel tipo di setup, quel tipo di impostazione, provate il KDE di OpenSUSE perché è compilato, è fatto veramente bene e rispetto allo stesso KDE, stessa versione che potete trovare in altre distribuzioni, risulta molto più leggero. Quindi anche se avete una macchina che non è proprio messa benissimo, in realtà ricordo di aver tirato su KDE recenti su 500-700 MB di RAM, quindi insomma tanta roba, decisamente tanta roba, con il sistema che comunque era reattivo, non che va a scatti, clicchi 10 minuti dopo hai preso il caffè e vedi il puntatore che si è mosso. Ok, bene, grazie per la risposta. La seconda domanda che volevo farti riguardava, a un certo punto hai parlato di LTSS e la cosa mi aveva incuriosito, nel senso che differenza c'è tra LTS, diciamo, il termine che di solito si sente appunto nelle distribuzioni, vabbè, e LTSS, sei stata una differenza. Notevolmente, è proprio differenze notevoli. Allora, normalmente la gente umana utilizza la distribuzione e poi magari se c'ha la sua azienda chiede supporto a lungo termine per avere qualche anno in più di supporto. Poi ci sono le aziende che ti chiedono 15 anni di supporto, 20 anni di supporto e pagano per averlo, cioè non è che dico insomma che stanno lì e pretendono e basta. Però chiaramente per quel tipo di supporto gli aggiornamenti che vengono rilasciati non sono gli stessi, non è la stessa quantità di aggiornamenti che normalmente hai in una versione anche LTS, anche perché insomma quando fai il cosiddetto backport di un fix
su roba che è 15 anni più vecchia, cioè, mi viene proprio da ridere. Certe volte, così vorrei accendere un cero agli impavidi sviluppatori che riescono, perché riescono a fare questo tipo di backport. È l'informagica, quella è la chiara rappresentazione dell'informagica. Però in alcuni casi non è solo il cliente che non ha voglia di aggiornare il sistema, magari sono sistemi particolari con hardware esoterico, roba strana, dove non puoi fare l'aggiornamento a qualcosa di più recente, qualcosa di nuovo, e quindi paghi per avere come minimo gli aggiornamenti di sicurezza e poi qualcosa di diverso che magari ti può tornare comodo. Quindi questo è l'LTSS. Però ovviamente il normale supporto LTS. Alla fine, se pensiamo anche ad OpenSUSE, comunque l'IP non è che, insomma, dopo 2 mesi è da buttare perché è uscita la versione nuova e devi inseguire quello che fa il progetto per aggiornare le macchine. Quindi, insomma, anche la stessa LIP va già benissimo per Quindi, normali esigenze. sì, quindi possiamo dire che l'S aggiuntiva sta per super estesa. LTS super estesa. Insomma, diciamo di sì. Ma ecco, giusto per curiosità, la LTSS più lunga che attualmente avete, parlavi prima di 15 anni, era una battuta o No, sono effettivamente? seria, c'è anche qualcosina di più. Sono Addirittura. seria. Sì. Addirittura. Roba 20 anni, ecco. Ah, proprio. No, bene, bene. Già. No, appunto, complimenti perché in effetti riuscire a star dietro a installazioni per così tanto tempo non penso No, che sia veramente, assolutamente. tanto, tanto di cappello agli sviluppatori. Cioè, noi lato maintenance controlliamo che quello che ci mandano gli sviluppatori risponda ai requisiti, però lì è già lo sviluppatore che ha fatto il mago e Quindi, ha creato qualcosa che funziona su roba di 15 anni fa. no, ma quindi scusami, ecco, una cosa su tempi così lunghi, la prima cosa che mi viene in mente è, ma in quei casi il kernel resta quello, diciamo, di quella volta oppure viene aggiornato? Nel senso, appunto, vengono fatti fix per kernel di 20 anni fa oppure... Dipende quello che richiede in questo caso di solito questo tipo di supporto è un supporto a pagamento, quindi il cliente ha l'esigenza e il cliente dice a me serve di restare su questo kernel. E poi Addirittura. è una questione di sales, quanto sei disposto a pagare e poi però a un certo punto è anche quanto devi diventare matto per metterci una pezza, quindi sì, è vero che se il cliente paga, ok, il cliente pretende, però deve essere anche qualcosa che c'ha senso, perché In insomma. effetti. Quindi in alcuni casi capita che la risposta sia anche no, grazie. Ho capito, bene. Non so se c'è qualcun altro che... Ah, ecco, Alessandro è arrivato giusto una domanda. Alessandro chiede, come mai non usate kernel del ramo long term per la LIP? Non vi costringe ad un eccessivo lavoro di manutenzione per il backporting? Ma il team che si occupa di kernel è comunque, cioè, sono dei manici stratosferici. Questo è alla fine, per quanto riguarda l'IP, vengono comunque fatte delle valutazioni e si decide qual è la scelta migliore che poi torna utile. Considerate sempre che l'IP condivide la versione di kernel e il core di librerie con SLI, quindi con la versione Enterprise. Quindi è chiaro che alcune scelte vengono anche guidate da quelle che sono le visioni di sviluppo di SLI. C'è qualcun altro che vuole fare domande? Sto Se guardando la lista. volete, scrivetele pure. Altrimenti,
Altrimenti, ecco, una cosa forse che non so se mi sono perso, parlando di LTS e basta, cioè diciamo appunto l'IP ufficialmente è supportata per quanto tempo oltre... Se non mi sbaglio, perché adesso mi confondo un po' tra le fasi di sviluppo di SLI e di LEAP, se non sto dando i numeri come prima, dovrebbero essere 18 mesi. Ah, ho In realtà il rilascio di LEAP 15.2 è stato un po' ritardato rispetto a quello che era stato programmato inizialmente, quindi se guardate... Se guardate i piani di rilascio, la 15.2 è sfalsata rispetto alle versioni precedenti. Questo perché c'è un progetto discusso con la community che è stato chiamato Close the Leap Gap, e l'idea finale, probabilmente per quella che sarà la versione di Leap 15.3, poi vediamo insomma che numero uscirà fuori, dovrebbe essere quello. L'idea è quella di ridurre la differenza di pacchetti che c'è tra LEAP e SLI. Non so se conoscete il Package Hub, ok, adesso veramente, Package Hub si chiama. Ok, quello è una sorta di repo aggiuntivo in cui si cerca di andare a colmare le differenze che stanno tra LEAP e SLI, perché in realtà è vero che LEAP condivide il core dei pacchetti con LI, però ci sono delle differenze anche non solo in termini di versione, ma anche di pacchettizzazione, perché magari per alcune esigenze in SLI sono stati aggiunti dei flag o sono stati rimossi dei flag di compilazione che servivano per avere quella determinata configurazione finale, ma invece lato community, lato LEAP, la community ha deciso di optare per qualcosa di diverso. Quindi in quel caso dove il pacchetto ce l'ho sia in LEAP ma anche in SLI, devo decidere dove andare a metterlo. E quindi in casi particolari come questi o in casi dove voglio comunque mettere a disposizione dei clienti SLI gli altri pacchetti aggiuntivi che sarebbero solo in LEAP, ho questo package hub che mi fa da ponte, però questo ponte sta rischiando di diventare troppo ampio. Quindi, cercando di riavvicinare i due progetti, si stanno cercando di rimuovere quelle differenze che, come diremmo in termine tecnico, non c'hanno né capo né coda, perché magari la community andava in una direzione, SLI è rimasta su un'altra, però magari quella differenza non ha senso. Quindi è stata fatta una valutazione di tutti i pacchetti che differiscono da una parte e dall'altra e si è deciso in accordo con la community che cosa fare di queste differenze. In alcuni casi è stato modificato il pacchetto in SLI, in altri casi è stato modificato lato LEAP, in altri casi si è deciso di lasciare le cose come stanno perché a un progetto sta bene in un modo, all'altro sta bene nell'altro. Quindi questo è sicuramente un progetto ambizioso e andrà un po' a modificare quello che è il ciclo di rilascio per la prossima distribuzione, ma non perché si sta allungando o restringendo la finestra di LTS, semplicemente perché il progetto è talmente grosso che ovviamente va garantita la solita qualità che sta dietro ad OpenSUSE e a SLI e che quindi richiede magari qualche aggiustamento. Però se vi interessasse o se magari pacchettizzate qualcosa che volete magari rivedere anche in SLI, ben venga, sappiate che c'è anche questo Close the Leap Gap in corso e sarebbe bello vedere anche qualcun altro partecipare. Bene. Cosa ci dice Dario? Dario, sì, grazie che hai scritto direttamente le date di supporto. Quindi, la 15.2 ovviamente uscirà domani e il termine di supporto è dicembre 2021. Mentre per quanto riguarda la LEAP esistente, quindi la 15.1,
quella sarà supportata fino a novembre di quest'anno. E ovviamente, vedendo le date, non è che c'è la fine di un rilascio e il prodotto nuovo, c'è sempre un minimo di overlap per evitare che la gente sia forzata a passare alla versione nuova senza avere il tempo di testare. Quindi la modalità è un po' simile a quella Enterprise. Quando ho un prodotto Enterprise, non vado dalla grossa banca e gli dico ok, domani aggiorni i sistemi. Ovviamente hanno bisogno di fare test. E quindi anche riportando questa filosofia al mondo open source, c'è sempre un minimo di overlap, così si ha tutto il tempo di andare a fare l'aggiornamento. C'era un'altra domanda. Non ho mai capito se esiste una live di OpenSUSE. Sì, c'è. Ah, Sì, ciao Gabriele, a proposito. penso che Gabriele abbia fatto una domanda che molti si sono posti, devo dire la verità, perché anch'io Sì, spesso, vero. devo dire la verità, cioè, anche a me è appunto sorto questo dubbio, parlo di qualche anno fa però, in effetti. Ah, vero. Qualche anno fa la risposta era dipende. In realtà adesso direttamente dalla pagina di download potete andarvi a selezionare che cosa volete scaricare e tra le varie opzioni, a parte le varie virtualizzazioni o i normali supporti di installazione, trovate anche la Live, che è Live KDE, Live GNOME, non mi ricordo se c'è anche la Live XFCE, mi chiedo venia, non mi ricordo, però sicuramente trovate le due live. Poi. Claudio chiede, quali sono i criteri per scegliere la LIP o la Rolling? Penso che sia una domanda per Il tuo gusto, te. il tuo gusto. Allora, quella è la risposta, diciamo, più onesta, un po' il dipende. Dipende da quello che fai nel sistema, dipende da che tipo di macchina vai ad utilizzare. Quindi, hardware nuovo, hardware esoterico, hai bisogno davvero di una macchina che funziona sempre? Che però ha un kernel comunque aggiornato, eccetera, magari ti butti su una LIP. Devo dire che questo sicuramente era un criterio di selezione che era molto più vero in passato. Io nella mia macchina di lavoro, quindi insomma quella che deve funzionare perché altrimenti sono problemi, c'ho su una Tumbleweed. In realtà Tumbleweed ha fatto passi da gigante da questo punto di vista. Ti rispondo che è più una questione di gusto. A me piace avere il sistema aggiornato, mi piace avere sempre prodotti nuovi, librerie aggiornate e soprattutto la cosa che mi annoia profondamente è il dover fare il passaggio di versione quando c'è il rilascio nuovo. Sono pigra. Quindi in quel caso io sono felice con la mia Tumbleweed e va bene così, insomma. Sono un utente Tumbleweed da quando ancora non esisteva Tumbleweed come ce l'abbiamo adesso, ma Tumbleweed era questa specie d'accrocchio di repo aggiuntivi che si andavano a mettere dopo aver fatto un'installazione di una versione stabile e quindi facevi magheggi e poi a martellate buttavi sui repo e alla fine c'avevi la Tumbleweed. Quindi anche in quel caso io ero felice, comunque soddisfatta. Quindi ti posso dire quello che vuoi, ma in realtà è sicuramente una questione di gusto, di preferenza tua. E in alcuni casi, se magari c'hai la solita invidia che causa tanti grattacapo per essere politicamente corretti, magari una LIP ti può dare un pochino più di tranquillità. Perché comunque c'è aggiornamenti di kernel un po' meno frequenti e quindi il rischio che al riavvio il driver sia andato in vacca, magari lo hai a termine tecnico, vai a ridurlo. E sì, quoto esattamente quanto io ho scritto in chat. Sì, va un po' meglio adesso, però insomma è sempre una rogna. Scusa, giusto un inciso a riguardo, nel senso supporta la possibilità di installare oltre ai driver open source anche i driver proprietari Nvidia? Sì, il punto è quando Nvidia li rilascia, quindi se tu hai un kernel troppo nuovo e Nvidia non ha rilasciato i driver per quel kernel, te li trovi a carte 48.
Questa è un po'. Non è bello per nulla, direi. E No. Gabriele chiedeva, però la live non installa, giusto? Certo, è una live come tutte le altre live, insomma, non è che ho pensato se fare live speciali, se no non sarebbe una live. Sì, Beh, in realtà, confermo. sì, in realtà, almeno per conoscenza che ho io, ci sono altre distribuzioni che hanno la live dalla quale si può installare, ma voglio dire, Sì, è però un fatto, è una scelta. Certo. decidi di fare l'installazione. Se usi la live, parte come live, non ti parla il sistema Ah, beh, così chiaro. senza dirti Sicuramente. No, ma quindi confermi che la live di OpenSUSE, quando la fai partire, dopo non c'è la possibilità di installare? No, se vuoi sì, però Ah, normalmente quindi. Ah, quando la ok. usi come la. Quindi, utente che non sa nulla di Linux, che usa Windows, che però si è convertito, è tornato sulla retta via e c'ha voglia di provare. No, vabbè, battute a parte, scherzi a parte, insomma. L'utente che magari vuole vedere se quel particolare hardware è supportato o no. Parte con la live, quella dovrebbe essere la modalità da seguire. Hai la macchina nuova, cerchi in internet, non sai se c'è il supporto per quella distribuzione. Ok, parti con la live, vedi che va, vedi che non va, e poi decidi di che morte morire. Quindi quando avvii la live, gli puoi passare, puoi selezionare l'opzione per far partire la live o per far partire un'installazione. Ah, ok, bene. Un'altra domanda, vediamo se ce ne sono altre qui, se no la faccio io. Punto riguardo, diciamo, SUSE e la comunità. Diciamo che la domanda è questa, che rapporti ci sono, cioè, come sono i rapporti tra SUSE e la comunità? Te lo chiedo perché, appunto, cioè, diciamo, avendo fatto parte e facendo ancora parte di altre comunità, appunto, di software open source, non, diciamo, ne ho viste di tutti i colori, diciamo, nel senso appunto, i rapporti magari sono buoni, in certi casi, in altri casi sono un po' meno buoni, in certi casi magari l'azienda è più vicina alle richieste della comunità, in altri casi meno. Nel caso di SUSE, cosa ci puoi dire? Generalmente c'è un'ottima sinergia, c'è la politica di SUSE è comunque il cosiddetto factory first, quindi quello che viene sviluppato, a meno che non ci siano esigenze particolari, NDA grossi come una casa dal cliente, ok, quindi a parte casistiche particolari, la filosofia è quello che si sviluppa su Factory, quindi tutto open, tutto in sinergia con la community. Anzi, andando a vedere quali sono i team che fanno parte, che creano la community di OpenSUSE, ci sono tantissimi team dove all'interno ci sono direttamente dei dipendenti di SUSE. Pensiamo ad esempio agli aspetti security. Andando a vedere il team security di OpenSUSE, in realtà quel team è esattamente tutto il team di SUSE. E non è che lavorano per OpenSUSE semplicemente così di riflesso quando hanno tempo. La filosofia è eseguo il mio lavoro su SUSE e su OpenSUSE esattamente come faccio il lavoro quotidiano. Quindi la sinergia c'è. E poi la community, probabilmente avrete sentito qualche discussione riguardo la creazione di una fondazione per il progetto OpenSUSE. Questa fondazione non va vista come la community che cerca di distaccarsi dall'azienda perché l'azienda è brutta e cattiva, ma va vista semplicemente come una community che è da un po' che sta in giro, perché quest'anno effettivamente il progetto OpenSUSE festeggia quei suoi buoni 15 anni, quindi non è proprio 2 minuti che esiste, e cerca di strutturarsi in un modo un po' più organizzato, sempre però mantenendo la sinergia che c'è con SUSE. Ci sono attualmente tantissimi dipendenti che
partecipano al progetto, che li trovate direttamente al FOSDEM, allo stand di OpenSUSE, a tutti gli altri vari eventi magari organizzati localmente con università o che ne so, quando sta pandemia finisce magari anche qualche altra conferenza, chi può dirlo? E, sì, quindi i rapporti sono buoni, decisamente, decisamente buoni. In alcuni casi la sinergia è talmente stretta che si fa fatica a vedere la differenza tra l'azienda e la community, decisamente. Bene. C'è Federico che chiede, Zipper utilizza solo repo di OpenSUSE oppure utilizza anche Snap o Flatpak? Magari una domanda un po' Repo di OpenSUSE in che importante. senso? Vediamo se... Perché poi scrive anche, in aggiunta alla domanda precedente, Zipper o un altro package manager? Adesso non so cosa... Allora, come dicevo prima nella carrellata, puoi anche utilizzare DNF, se vuoi all'interfaccia c'è anche Discover, oltre a quella che ti mette a disposizione Yast. Il motore che c'è sotto è quello, alla fine Zipper che fa cose. Poi, ancora una volta, questione di gusto, io preferisco andare di terminale, ma vabbè, insomma, ognuno ha le tare, le malattie sue, questa è la mia. E allora, Adesso non Snap, so. Flatpak, li puoi utilizzare? Onestamente, è un settore che non mi è molto familiare. So che software OpenSUSE.org, che è la pagina web per cercare i pacchetti e aggiungerti repo nel sistema, hai anche la possibilità di installarti i Flatpak. Detto questo, qualcosa di più faccio i compiti a casa e vedo, perché limite mio, di solito vado di Zipper e se non c'è il pacchetto me lo compilo, sono una brutta persona, dall'altra parte. Arrivo lo Slackware, quindi. Se vuoi, posso rispondere Ah, sì, Dario, assolutamente, io. Ciao. assolutamente. Anzi, grazie. Come ha detto Marina, sono un collega di SUSE, eccetera, eccetera. Zipper lavora con i repository. Con i repository di OpenSUSE, con i repository che derivano dai vari progetti ufficiali o ufficiosi dell'Open Build Service, però lavora con repository di RPM nel formato di Zipper. Quindi non si può installare un Flatpak con Zipper install. Per installare Flatpak, si installa Flatpak con Zipper, quindi si fa Zipper install Flatpak. A quel punto abbiamo il comando, il programma Flatpak che può gestire Flatpak. Si aggiunge il repository di Flatpak, che può essere FlatHub o quello che è, e i Flatpak si installano con Flatpak install. Questo dal punto di vista della gestione delle cose da riga di comando, che anch'io alla fine è quello che faccio più spesso. I tool grafici tipo GNOME Software o quello per KDE, che non uso, credo si chiami Discover, hanno la possibilità di mostrare loro sì pacchetti provenienti da più sorgenti, quindi sia repository classici RPM sia repository di Flatpak o di altri. Quindi, se uno vuole usare Zipper, troverà solo RPM per installare Flatpak, deve usare Flatpak a riga di comando. Se uno configura il sistema in modo che, dopo aver installato appunto anche Flatpak, poi da dentro, ripeto, GNOME Software o Discover, quando cerca un pacchetto si troverà sia l'RPM sia il Flatpak, oppure solo l'RPM o solo il Flatpak, se per quel pacchetto ce ne sono le due. Molto bene, grazie Quindi, Dario per la risposta. prego. Decisamente più chiara della mia, ma avevo No, alzato le mani. è che lo sai, sto giocando con macOS, quindi lo uso costantemente, quindi guarda caso lo sapevo. Te credo. Vorrei anche ben vedere.
Bene, se non ci sono altre domande, adesso sono quasi le 11 meno un quarto, diciamo che abbiamo sforato di un quarto d'ora, no vabbè, ma non c'è problema, anzi mi fa piacere appunto aver sforato, perché significa che sì, che l'intervento è stato molto interessante, infatti ci sono state anche appunto molte domande, vediamo se magari c'è un'ultima domanda, no, direi che siamo a posto. E niente, con questo io ringrazio infinitamente Marina per la sua disponibilità, con la speranza di magari poterci rivedere a un evento Pienelug dal vivo al più presto. Sarebbe veramente bello. Sì, anche diciamo, se, sinceramente la vedo un po' dura diciamo attualmente, però sai, non si sa mai, perché quale cose, diciamo, le notizie comunque cambiano anche in maniera abbastanza repentina, quindi già. Appunto, è da capire nei prossimi mesi come andrà avanti la situazione e niente, insomma, appunto ringrazio Marina ancora e saluto tutti. Saluti da Ghico. Grazie. E niente, ci sentiamo. Appunto a tutti ricordo che il prossimo evento, il prossimo incontro sarà fra 2 settimane, quindi non mercoledì prossimo, ma fra 2 mercoledì. Ok, grazie Marina. Primi passi con Git di Andrea Shan, se non sbaglio. Appunto, primi passi con Git del nostro Andrea Shan, nostro socio Pienelug, nonché vecchio presidente prima di Alain. Ah, mi mancava il dettaglio. Sì. Bene, ottimo, grazie ancora e alla prossima, ci sentiamo. Grazie a tutti, ciao ciao ciao, ciao.